Qui Radio Maria, trasmettiamo Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di Padre Livio. Prendiamo in mano il Catechismo della Chiesa Cattolica. Siamo arrivati, cari amici, al numero 159, dove il Catechismo tocca il rapporto fra fede e scienza. Stiamo sviluppando quei capitoli del Catechismo che trattano della fede. Abbiamo visto appunto che la fede è un dono di Dio, ma è anche un atto umano, quindi un atto intelligente e libero. Adesso abbiamo visto il rapporto appunto della fede con l'intelligenza umana. Abbiamo visto, cari amici, che la fede è sopra l'intelligenza, non è contro l'intelligenza. Abbiamo visto che Dio ha dato all'intelligenza umana anche delle prove esteriori della sua rivelazione, dell'origine divina della rivelazione, e queste prove più importanti sono appunto la persona stessa di Cristo, la sua santità, la sua sapienza, i suoi miracoli, e sono anche la Chiesa per la sua diffusione, la sua santità, la Chiesa che ha dato origine a così tanti santi, benché fatta anch'essa di peccatori, la sua fecondità, la sua stabilità, sono quei segni certissimi che Dio ha dato all'intelligenza umana come appoggio esterno. Ma sempre dobbiamo tenere presente, tuttavia, cari amici, che l'assenso dalla fede è motivato interiormente dalla luce dello Spirito Santo. E abbiamo visto che l'intelligenza umana, una volta che è pervenuta alla fede, non rinuncia a pensare, ma casomai, sotto la luce e la guida dello Spirito Santo, cerca di farsi guidare dallo Spirito di Dio verso le profondità di Dio. E quindi la fede, cari amici, non mortifica l'intelligenza, ma eleva e sublima l'intelligenza, in quanto porta l'intelligenza alla contemplazione delle verità eterne. Infatti, la fede per sua natura è contemplativa, e cioè in attesa della contemplazione di Dio faccia a faccia, qui in questa vita pellegrinante, la fede non rinuncia a vedere. E quindi l'intelligenza umana, illuminata dalla fede, medita, sia pure nell'oscurità dei misteri, le grandezze di Dio. È una conoscenza tenebrosa e luminosa insieme, come ci insegnava appunto Dionigi l'Areopagita, questo autore del V secolo d.C., e soprattutto la beata Angela d'Apolinio. Un capitolo, quello di fede e scienza, che teoricamente non dovrebbe essere molto difficile da sciogliere. Invece alcune incomprensioni nel corso dei secoli hanno reso incandescente questo problema di fede e scienza. Però, a mio parere, il problema sotto il profilo teorico è piuttosto semplice, e cioè la fede e la scienza non possono non andare d'accordo. Perché? Perché non possono non andare d'accordo? Perché la luce della fede viene data da Dio, ma anche la luce dell'intelligenza viene data da Dio. Non solo, con la luce colui, le cose che si conoscono con la luce dell'intelligenza le ha create Dio, cioè si conosce questo mondo, si conosce l'uomo, no? Ma anche quelle verità che ci vengono date dalla divina rivelazione vengono da Dio. Quindi, per quanto riguarda la fede e la scienza, sotto il profilo dell'impostazione teorica non ci sono conflitti possibili, perché il soggetto che pensa, la ragione umana, il lume naturale della ragione, oppure la ragione umana illuminata dalla fede, vengono da Dio. Ma anche le cose che si contemplano, cioè le verità riguardanti la natura o le verità riguardanti Dio,
vengono sempre dal medesimo autore. Quindi, dice giustamente il Catechismo, non sarà mai possibile un reale contrasto fra scienza e fede, perché le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo Dio. Quindi, sotto il profilo teorico, diciamo così, in linea di principio non è possibile nessun conflitto fra scienza e fede. Quando è che sorgono i conflitti? I conflitti sorgono, cari amici, perché l'uomo peccatore, l'uomo presuntuoso, l'uomo ignorante, l'uomo fragile, diciamo pure l'uomo fragile, non sempre sa rispettare gli ambiti. Anche noi diciamo, cari amici, che se due macchine sull'autostrada stanno ambedue, ognuna sulla sua corsia, non avviene mai nessun incidente stradale. Ma purtroppo qualche volta una va nella corsia dell'altra, magari senza mettere la freccia, e allora nascono gli incidenti stradali. Così qualche cozzo con molto fragore a volte fra scienza e fede è successo nel corso della storia, perché gli uomini che guidavano la macchina della scienza o gli uomini che guidavano la macchina della fede hanno sbandato nell'altra corsia. Così, quando qualcheduno ha voluto interpretare letteralmente la frase della Bibbia «fermati o sole» e non interpretarla invece come si deve, cioè con un modo di dire comune, popolare, è chiaro che qui è la fede che ha sbandato dalla parte di là. Molte volte è la scienza invece che ha sbandato nella corsia della fede, come quando gli scienziati russi fecero dire a Gagarin, il primo uomo che andò nello spazio, gli misero in bocca questa frase: sono andato nello spazio, ho guardato fuori ma non ho visto Dio. E io volevo dire, forse se ti mettevi gli occhiali lo vedevi, capite? Cioè, come se Dio fosse controllabile sperimentalmente. Quindi, se ci sono state delle incomprensioni, non è né colpa della scienza né colpa della fede, ma degli uomini di scienza o degli uomini anche di fede che sono andati nella corsia che non era la loro corsia. Quindi si tratta, evidentemente, per scienza e fede di stabilire, diciamo così, limiti e ambiti ben precisi. Oggetto della fede è la parola di Dio, la rivelazione di Dio, la quale però molte volte, cioè sempre, avviene in un modo umano, secondo un modo di pensare umano, secondo le immagini, la cultura, anche le conoscenze scientifiche di tempi molto lontani. E quindi dobbiamo stare molto attenti a non confondere la parola di Dio con il modo umano con cui viene espressa. Allo stesso modo, quando noi andiamo al supermercato, non possiamo confondere la bontà del prodotto con la sua confezione. Molte volte un prodotto ottimo ha una confezione modesta, e quindi molte volte la parola di Dio ha la confezione di una cultura che è molto lontana dalla nostra, che è molto povera sotto il profilo delle conoscenze scientifiche. Ma Dio doveva usare gli uomini di quel tempo là, e quindi li ha usati così come potevano esprimersi, così come era il loro bagaglio culturale. Quindi vi dicevo che in sé per sé non ci sono problemi sotto il profilo teorico, ci sono i problemi sotto il profilo del retto uso sia dalla fede sia dalla scienza. Qualche volta ha sbandato la fede, vi ho detto, ma il più delle volte ha sbandato la scienza, come quando la scienza pretende di negare l'anima. E come può la scienza pretende di negare l'anima? Perché la scienza si occupa dei fenomeni, l'anima non è un fenomeno, non è qualcosa che cade sotto i nostri sensi. Così pure come quando la scienza pretende di negare Dio. E come fa a negare Dio la scienza se Dio non cade sotto i nostri sensi? Mentre la scienza può soltanto pronunciarsi su ciò che cade sotto i nostri sensi. Quindi, sia in un campo sia nell'altro, qualche volta si è sbandato. Più però hanno sbandato gli scienziati, i quali, specialmente gli scienziati che sono cresciuti all'ombra di un potere politico fanatico, no? Per esempio, pensiamo agli scienziati nati, vissuti, formati per un secolo sotto, diciamo così, il potere dell'ateismo scientifico, dell'ateismo marxista. Erano scienziati che per ordine politico e per obbedienza politica dovevano dimostrare che Dio non esiste. Quindi più delle volte, diciamo pure con molta chiarezza, sono gli scienziati che hanno debordato, e cioè non si sono attenuti al piano strettamente scientifico, e hanno professato un materialismo
e un ateismo che non erano motivati scientificamente, ma erano motivati politicamente. Ecco, quindi diamo ognuno il suo. Rare volte la fede ha invaso il campo della scienza, il più delle volte la scienza ha invaso il campo della fede, questo soprattutto per ragioni e per motivazioni politiche. Ma in sé e per sé sono due forme di conoscenza che non possono assolutamente contraddirsi. Infatti, cari amici, noi possiamo fare queste affermazioni che non possono in nessun modo essere contraddette, e cioè nessuna verità che sia veramente scientifica, che non sia quindi un'ipotesi, che non sia un'ipotesi di dobbiamo distinguere molto fra le ipotesi scientifiche e le verità scientifiche. Le ipotesi scientifiche possono anche essere, diciamo così, cambiate, le verità scientifiche sono un'altra cosa, anche se abbiamo già detto che anche le verità scientifiche oggi rientrano più sotto l'ambito della provvisorietà che della assolutezza. Tuttavia, se noi prendiamo le verità scientifiche oggi universalmente condivise e riconosciute da tutti gli scienziati come verità scientifiche, non ce n'è una che contraddica alla fede. Non ce n'è una. Non c'è nessuna verità che sia veramente scientifica, che sia veramente condivisa da tutti gli scienziati, che contraddica la fede. D'altra parte, non c'è nessuna verità di fede che contraddica a verità che siano veramente scientifiche. Quindi anche sul piano concreto, siccome non esiste soltanto la scienza in generale e la fede in generale, esistono le verità della fede, come esistono, fra virgolette, le verità della scienza, ebbene allo stato attuale non c'è nessuna verità scientifica che contraddica le verità di fede e nessuna verità di fede che contraddica verità che siano veramente scientifiche. Ecco, questo a dimostrare appunto che anche sul piano concreto delle acquisizioni umane non c'è conflitto fra questi due ambiti. Anche con la frontiera che più è esposta, sembra esposta a questa contraddizione fra scienza e fede, fra verità scientifiche e verità di fede, che è appunto la frontiera dell'evoluzionismo, anche in questa frontiera non ci sono contraddizioni insolvibili. Per quale motivo? Perché intanto va detto che esistono molte forme e molte varianti dell'evoluzionismo stesso, cioè non esiste una teoria evoluzionista, esistono tante teorie evoluzioniste. Ecco, per cui il problema è di sapere qual è quella scientifica, qual è quella condivisa, qual è che ha veramente un rigore scientifico. Tuttavia, noi sappiamo benissimo che molti scienziati cattolici hanno proposto un evoluzionismo che sia compatibile con le verità fondamentali della fede, no? Per cui anche questo, anche su questa frontiera non ci sono contraddizioni insolvibili, anche perché l'evoluzionismo, per quanto sia un'ipotesi scientifica ricchissima, perché ha avuto la possibilità di organizzare tante conoscenze, però anche l'evoluzionismo può presentare ben poche verità scientifiche. E in ogni caso ci sono evoluzionismi inaccettabili dalla fede, perché hanno dei presupposti filosofici errati, per esempio l'ateismo o il materialismo. Ma se l'evoluzionismo sta nel suo campo, che è il campo del puro fenomeno, ebbene sul campo dei puri fenomeni, che è il campo della scienza, l'evoluzionismo può dire nulla sull'origine del mondo, sull'origine che il mondo venga o non venga da Dio, cosa può dire l'evoluzionismo? Nulla. Che l'uomo abbia un'anima o non abbia un'anima, cosa può dire la scienza? Può dire ben poco. Ecco, potrà parlare di fenomeni di intelligenza, di cultura, però non può andare oltre. Quindi se anche in questa frontiera, vi dicevo, non ci sono difficoltà insolubili, e vorrei appunto per chi so che molti studenti sono attenti a questo problema, è uscito non molti mesi fa presso la casa editrice Ares un bellissimo libretto sull'evoluzionismo. Lì mostra appunto come non c'è nessuna non c'è nessuna ragione su questa frontiera dell'evoluzionismo per pensare a
contraddizioni insanabili fra scienza e fede, purché ogni sia la scienza sia la fede stiano nel loro ambito. Ma a me premeva, cari amici, per completare il discorso che avevamo iniziato su questo argomento, presentare un'angolatura diversa del problema. Cioè, finora noi abbiamo detto che fra scienza e fede, in ordine di principio, non c'è assolutamente opposizione. Abbiamo anche detto, cari amici, che non esistono verità scientifiche veramente tali che contraddicono con le verità rivelate. Ecco, quindi abbiamo cercato di mostrare come, se stanno nei rispettivi ambiti e nei rispettivi limiti, non è possibile nessun conflitto vero fra scienza e fede. Ecco, al riguardo volevo aprire prima di tutto una piccola parentesi, cioè sulla dottrina della doppia verità. Guardate, questa dottrina della doppia verità non è assolutamente accettabile, no? È una dottrina che è stata elaborata nel Medioevo, ma che poi sul piano che è stata a suo tempo, è stata elaborata dal filosofo Sigeri di Brabante, e che è stata a suo tempo, già nel Medioevo, fortemente contraddetta e demolita, questa dottrina della doppia verità, da parte di San Tommaso d'Aquino. Ma è una dottrina che molte volte la troviamo stranamente rinnovata in alcuni credenti. E qual è la dottrina della doppia verità? È questa, e cioè che fra scienza e fede c'è una tale distanza e c'è una tale un abisso così profondo che le separa, e sono su due piani di conoscenza così diversi, che io posso affermare delle cose sul piano scientifico e riguardo alle medesime cose pensare tutto il contrario sul piano religioso. Cioè, in pratica, qual è la dottrina della doppia verità? Questa, cioè, io posso credere che sul piano io posso credere che la scienza mi dia come risultato che il mondo è eterno, mentre sul piano della fede io posso benissimo credere che invece il mondo è stato creato nel tempo. È la dottrina della doppia verità, e cioè che ciò che è vero per la scienza, per la fede può essere tutto il contrario. Ebbene, questa dottrina della doppia verità non è accettabile, e quindi in certi modi di ragionare di certi credenti che dicono: ah, io credo le verità della fede, però sul piano della scienza mi muovo a 360 gradi, posso anche approdare delle verità che sono totalmente contrarie alla fede. Ebbene, in tal caso viene professata di fatto la dottrina della doppia verità, e cioè ciò che è rosso per la fede può essere bianco per la scienza. Questo non è possibile. Ciò che è rosso per la fede è rosso anche per la scienza, anche se si tratta di due ambiti diversi. E lo dimostreremo subito con un esempio molto concreto, cari amici. Qual è l'esempio concreto? E qui veramente affrontiamo un problema che per me è molto importante, e cioè non solo non c'è contraddizione fra scienza e fede, non solo non è possibile assolutamente professare la dottrina della doppia verità, come se certe verità che fossero vere per la fede, per la scienza, fossero vere ma verità contrarie. Questo non è possibile. Ma direi di più, che la fede può molto aiutare la scienza e la scienza può molto aiutare la fede. Facciamo degli esempi concreti. In che modo, cari amici, la scienza può molto aiutare la fede? Bene, la scienza può molto aiutare la fede, per esempio, prendiamo la scienza fisica, no? O la scienza anche della natura, o la scienza l'astronomia, cioè tutte quelle forme di scienze della natura, per esempio, che mettono in evidenza l'ordine e l'intelligenza del mondo. Per cui noi vediamo che un mondo è talmente basato su leggi infallibili che se anche una di queste leggi non andasse in porto, non persistesse nella sua perfezione e immutabilità, il mondo non andrebbe avanti. Bene, quando la scienza fa questo servizio di mostrare come questo mondo è veramente un'opera d'arte, è veramente un'opera piena di bellezza, ma anche un'opera piena di intelligenza, Einstein, che era di origine ebraica, quindi era un credente, Einstein soleva dire: il vecchio, Dio lo chiamava il vecchio, anche perché gli ebrei sono
abituati a chiamare Dio l'Eterno, no? L'Eterno. Il vecchio non gioca a dadi, diceva Einstein. Cioè, Einstein vedeva in questo mondo una perfezione, un'organizzazione estremamente incredibile per un'intelligenza umana. Cioè, vedeva nel mondo un'organizzazione tale che nell'ambito umano non esiste, in poche parole. L'uomo non riesce a riprodurre né nella società né nel suo lavoro quella perfetta organizzazione che c'è nel mondo. D'altra parte, basti che noi guardiamo una piccola cosa, cioè a come sono organizzate per esempio le formiche, no? O come sono organizzate le api, oppure come è organizzato l'istinto degli animali. Lasciamo perdere come è organizzato l'atomo, come è organizzato per esempio l'universo. Basterebbe che la Terra si avvicinasse nel suo giro intorno al Sole un po' di più al Sole e bruceremmo tutti. Basterebbe che la Terra nel suo giro intorno al Sole si allontanasse di più, andremmo tutti nel freezer, cari amici, moriremmo tutti, no? Quindi un ordine strepitoso. Ebbene, dov'è che si vede la cooperazione fra scienza e fede? È proprio in questo. La scienza può mostrare un ordine del mondo e da questo ordine meraviglioso che c'è nel mondo la fede può sciogliere l'inno a Dio creatore e dire: i cieli narrano la gloria di Dio. Ecco, quindi dove scienza e fede possono invece cooperare. Un altro ambito, cari amici, in cui scienza e fede possono cooperare, cioè molte volte è stata la fede che ha spinto la scienza, specialmente in Occidente, sulle strade giuste per scoprire delle verità scientifiche che alla scienza stessa erano ignote o non erano alla sua portata di mano. Faccio un esempio concreto. I grandi filosofi greci, già nel V secolo avanti Cristo, non avevano il concetto di creazione. Non erano riusciti a elaborare filosoficamente il concetto di creazione dal nulla. Per cui per Dio, loro pensavano che Dio fosse soltanto un demiurgo, cioè un ordinatore del mondo. Cioè, per loro Dio non era colui che aveva creato il mondo, che secondo loro esisteva dall'eternità, ma era soltanto un demiurgo, cioè uno che aveva trasformato, aveva plasmato questo mondo e dal caos del mondo ne aveva tratto un cosmos, cioè un mondo ordinato. È interessantissimo che la filosofia scienza dei greci, come quella degli indù, che anch'essi hanno naturalmente elaborato visioni del mondo molto interessanti, e comunque la mente umana nelle sue riflessioni sia filosofiche sia scientifiche non era riuscita a pervenire al concetto di creazione dal nulla e pensava che il mondo fosse eterno. Se voi andate a leggere i grandi filosofi e scienziati greci, come i grandi filosofi e scienziati indù, vi dicono che il mondo è eterno. Ora, chi per primo ha detto che il mondo è stato creato nel tempo? Ce l'ha rivelato Dio nel libro del Genesi. Il popolo ebraico è il primo popolo che elabora il concetto di creazione dal nulla. E comunque, cari amici, il popolo ebraico, la Bibbia, è il primo libro che dice che il mondo inizia nel tempo, che c'è stato un inizio del mondo, che c'è stato un inizio del mondo, dello spazio e del tempo. Per cui prima dell'inizio del mondo esisteva niente. Ed era proprio il pensiero biblico che ha formulato il concetto di nulla come assenza di essere. Ora, cari amici, è proprio la fede nella rivelazione dell'inizio del mondo nel tempo che ha spinto la scienza occidentale poi a pervenire a questa che è ormai una verità scientifica, e cioè che il mondo ha avuto un inizio nel tempo. Almeno questo mondo, questo universo che noi conosciamo, ha avuto un inizio nel tempo, tant'è vero che oggi l'astronomia, che oggi l'astrologia, che oggi si formulano una storia dell'universo. Si dice, non so, che l'universo è incominciato 20 o più miliardi di anni fa, con uno scoppio iniziale. Certamente la scienza non può elaborare il concetto di nulla, perché la scienza
analizza soltanto i fenomeni, il concetto di nulla è analizzato solo dalla filosofia. Però un fatto è certo, che la fede qui ha stimolato la ricerca scientifica, e cioè la rivelazione di Dio che il mondo è incominciato nel tempo ha messo la scienza occidentale sulla retta via, mentre prima sia i greci sia gli indù si erano sbagliati, pensavano che il mondo esistesse da sempre, e invece secondo la scienza occidentale, secondo ormai una verità scientifica consolidata, questo mondo ha avuto un inizio, questo mondo ha una storia e questo mondo avrà anche una fine. È un esempio, cari amici, che vi ho dato su come non solo scienza e fede non sono contrarie, ma addirittura possono aiutarsi fra di loro e stimolarsi fra di loro. La scienza stimola la fede perché la contemplazione scientifica dell'universo spinge l'uomo a vedere nell'universo le vestigia di Dio, i segni di Dio, le orme di Dio. Ma nel medesimo tempo le verità della fede riguardante l'origine del mondo e dell'uomo spingono la scienza a percorrere strade che da sola non sarebbe capace di percorrere senza commettere errori, come era avvenuto ai filosofi greci e indù per quanto riguarda l'origine del mondo. Quindi, riassumendo, cari amici, scienza e fede non possono contraddirsi perché vengono ambedue da Dio, operano in ambiti e limiti diversi, le verità della fede e le verità della scienza non possono entrare in conflitto fra di loro, ma ancora di più, cari amici, possiamo dire che fra le verità della fede e le verità della scienza ci può essere fecondità reciproca e conferme reciproche. Siamo arrivati, cari amici, al numero 160, dove viene introdotto un altro argomento, l'argomento del rapporto fra la fede e la libertà. Abbiamo visto che la fede è un atto umano e quindi un atto intelligente e un atto libero. Abbiamo visto il rapporto fra la fede e l'intelligenza. La fede sopra l'intelligenza. La fede non è contro l'intelligenza, fede e scienza, in modo tutto particolare, abbiamo visto come hanno ambiti certamente diversi, ma non possono contraddirsi perché vengono ambedue da Dio, sia la luce della fede, sia la luce naturale della ragione. Abbiamo visto che questo lo troviamo realizzato in scienziati grandissimi, che sono anche grandi uomini di fede. Proprio Galileo, il tanto discusso Galileo, è proprio uno di questi, un grandissimo uomo di fede e un grandissimo scienziato. Ora vediamo l'altro aspetto della fede, cioè la libera decisione. La fede, cari amici, è una libera decisione, proprio perché è un atto umano, un atto che coinvolge profondamente l'uomo, e la fede deve essere libera. Se non fosse libera non sarebbe un atto umano e quindi non coinvolgerebbe l'uomo. D'altra parte, cari amici, dobbiamo tenere ben presente una delle affermazioni in fondo più profonde che ci siano pervenute dalla cultura antica. È proprio un frammento del poeta latino Nevio, scritto ancora 5 secoli avanti Cristo. Dice, questo frammento mi ha sempre molto colpito per la sua profondità. Unusquisque est faber sue fortune. Ognuno è il costruttore fabbro del suo destino.
Ebbene, cari amici, questa intuizione profonda dell'uomo come artefice del suo destino va pure inquadrata nella luce della fede, ma certamente è vera. È vera perché Dio ha creato l'uomo libero. Allora, nella decisione della fede, l'uomo è veramente artefice del suo destino. Infatti, dice Gesù, chi crede si salva. Chi non crede viene condannato. Quindi, nella decisione della fede, l'uomo è veramente fabbro, artefice del suo destino eterno. E quindi, di qui la necessità che la fede sia in profondità un atto libero. Se non fosse un atto libero, non sarebbe un atto umano, non sarebbe neanche meritorio. E quindi vediamo innanzitutto come il Catechismo presenta la fede come atto libero e quindi profondamente umano, e poi vediamo di fare alcuni brevi commenti. Siamo al numero 160 del nostro Catechismo. Dice il Catechismo: per essere umana, la risposta della fede data dall'uomo a Dio deve essere volontaria. Nessuno quindi può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti, l'atto di fede è volontario per sua stessa natura. Dio chiama certo gli uomini a servire in Lui in spirito e verità, per cui essi sono vincolati in coscienza, ma non coartati. Ciò è apparso in sommo grado in Cristo Gesù. Infatti, Cristo ha invitato alla fede e alla conversione, ma a ciò non ha affatto costretto. Ha reso testimonianza la verità, ma non ha voluto imporla con la forza a coloro che la respingevano. Il suo regno cresce in virtù dell'amore, con il quale Cristo, esaltato in croce, trae a sé gli uomini. Vediamo dunque, cari amici, di sottolineare alcuni punti, alcuni passaggi particolarmente significativi di questo punto del Catechismo. Per essere umana, la risposta della fede data dall'uomo a Dio deve essere volontaria. Quindi, il motivo, cari amici, per cui la fede deve essere libera è proprio risiede nella natura stessa dell'uomo, per come Dio ha creato l'uomo. Cioè, Dio ha creato l'uomo come essere intelligente e libero. Quindi, ogni atto che sia umano deve essere illuminato dall'intelligenza e deve essere una libera scelta, una scelta consapevole. Noi sappiamo che questa è la grandissima differenza fra il comportamento umano e il comportamento animale. Il comportamento animale è sotto la spinta della necessità, dell'istinto. L'animale non potrebbe comportarsi diversamente dalla legge ferrea dell'istinto, che è la legge ferrea della necessità. E ci sono stati dei filosofi, cari amici, sia nell'antica Grecia sia nell'induismo, ma sia anche nel corso della filosofia occidentale, che hanno voluto negare la libertà umana, dicendo che la libertà dell'uomo è soltanto apparente. Si è cercati in vari modi di negare la libertà umana. Si è fatto dell'uomo un essere talmente condizionato dal suo corpo, dalla sua vita istintiva o dal suo profondo, come diceva Freud, che in pratica la sua libertà è quasi apparente, ma l'uomo è condizionato dai suoi limiti e anche dalle sue perversioni che stanno nel profondo. Altri hanno talmente insistito sui condizionamenti sociali da affermare che l'uomo è un prodotto della società, e quindi hanno talmente sottolineato i condizionamenti sociali da negare la libertà umana. Ebbene, certamente ci possono essere dei casi limite, delle malattie patologiche che tolgono la libertà dell'uomo, come ci possono essere delle costrizioni esterne tali da impedire all'uomo di esercitare la sua libertà.
ma guai a formulare teorie che negano la libertà umana. Un esempio per tutti, all'inizio secolo la teoria di Lombroso, secondo cui uno nasce criminale. Non è vero che uno nasce criminale, uno non nasce criminale e non nasce santo. Uno può diventare sia santo sia criminale, certo, dipende moltissimo da lui e dipende certamente molto anche dai condizionamenti sociali, anche dai suoi condizionamenti interni, ma un conto sono i condizionamenti che tutti abbiamo, ma pur all'interno dei condizionamenti l'uomo di fronte al bene e al male decide liberamente. Quindi l'affermazione fondamentale della antropologia cristiana è che l'uomo è libero di decidere del suo destino, l'uomo è libero di costruire il suo destino. Naturalmente qui si tratta di un destino di bene e di male, qui si parla di una costruzione morale. Mi rendo perfettamente conto anch'io che un bambino che nasce nelle favelas di Rio de Janeiro difficilmente può diventare un premio Nobel della medicina, ma quel bambino che pure nasce nelle favelas di Rio de Janeiro può benissimo diventare un uomo buono, come può benissimo diventare un uomo cattivo, dipende soprattutto da lui, nonostante i condizionamenti. E difatti noi vediamo che delle persone buonissime sono nati, che delle persone che sono buone, che sono anche sante, hanno avuto dei condizionamenti sociali a partire dalla famiglia molto negativi. Come pure noi vediamo che delle persone che poi sono diventate dei criminali eppure sono nati da buone famiglie. Quindi non insistiamo troppo sui condizionamenti esterni, sociali, familiari, e neanche sui condizionamenti patologici, eccetto i casi di gravi malattie, ma la grave malattia non fa da regola. Per poter dire che l'uomo, per quanto riguarda non il fatto di diventare ingegnere o di diventare diventare astronauta, ma il fatto di essere buono oppure cattivo, questo dipende fondamentalmente da lui, dalla sua libera scelta. Quindi il motivo per cui la fede è libera è perché risiede, perché questo è richiesto dalla stessa natura umana. La natura umana comporta l'esercizio dell'intelligenza e l'esercizio della libertà. Essendo la fede un atto col quale l'uomo decide del suo destino, proprio per questo la fede, per essere tale, deve essere libera. Anche la grazia, cari amici, la grazia di Dio non toglie la libertà, la grazia di Dio illumina l'intelligenza, la grazia di Dio sostiene la nostra libertà nel suo desiderio di bene, ma la grazia in nessun modo toglie o condiziona la libertà umana. Quindi la stessa natura dell'uomo esige che la fede sia libera, perché Dio ha creato l'uomo libero. La fede è un atto col quale l'uomo decide del suo destino, e siccome con quest'atto l'uomo decide del suo destino, deve essere un atto libero. Secondo motivo per cui la fede deve essere libera è per il rapporto che la fede instaura. La fede instaura un rapporto di amore fra la creatura e il creatore. La fede non instaura un rapporto di sudditanza della creatura in rapporto al creatore. Mediante la fede noi abbiamo analizzato a lungo il rapporto che si instaura con la fede. Mediante la fede si instaura un rapporto nuziale, un rapporto di amore fra la creatura e il creatore, un rapporto di reciproca donazione, cari amici. Allora, se la fede, se mediante la fede si decide un rapporto di amore, ditemi voi come può essere la fede qualcosa di costrittivo o di costretto o di imposto. Non è possibile. La fede non è, non può essere qualcosa di imposto, perché la sua struttura è una struttura nuziale. È come il rapporto fra lo sposo e la sposa. Non può essere un rapporto fra lo sposo e la sposa, non può essere un rapporto d'amore nuziale, non può essere frutto della costrizione. Io non posso essere costretto ad amare una persona che non voglio amare, ma neanche Dio, cari amici, vuole il nostro amore
se è un amore estorto. L'amore non è mai estorto, si estorce un atto di sudditanza, si estorce un comportamento esteriore. Non si può estorcere, cari amici, un moto d'amore del cuore, un atto di donazione. E abbiamo anche visto, cari amici, che questo rapporto nuziale è talmente profondo da far sì che per la fede una persona possa dare la vita, cioè l'amato, l'amata, l'anima che è l'amata, no? Dà la vita per l'amato. Quindi un rapporto nuziale che arriva fino al dono della vita e fino comunque a impostare la vita per l'amato, che è Dio, in funzione dell'amato, che è Dio, un rapporto del genere non può che essere mosso dalla logica dell'amore. Quindi, cari amici, perché la fede deve essere libera? La fede deve essere libera per due ragioni fondamentali. Primo, perché è un atto col quale l'uomo decide del suo destino, e quindi è un atto che deve essere totalmente affidato alla sua responsabilità, in quanto Dio ha creato l'uomo come essere libero. E su questo punto, cari amici, non si insisterà mai abbastanza. Dio ti ha creato, è vero, senza interpellarti, perché non potevi interpellarti, visto che tu non esistevi. Tu sei una creatura, la tua libertà è certamente una libertà creata, quindi limitata. La tua condizione di creatura non ti permette di avere quella libertà assoluta che ha il creatore. Però guarda che anche se la tua libertà è limitata, però è una libertà immensa. È immensa perché veramente Dio ti ha messo nelle tue mani. Dio ti ha messo nelle tue mani. Tu decidi del tuo destino in questa vita e nell'altra vita. A te Dio domanderà conto della tua vita. Ti dirà: ti ho donato la vita, cosa hai fatto della tua vita? Ti ho messo davanti la strada del bene e del male, quale strada hai voluto percorrere? D'altra parte, cari amici, leggevo ancora una volta l'ennesima truffa, no, della filosofia moderna, tanto per chiamarla così. Facciamo uno sforzo nei confronti di Dio. Leggevo quanto scriveva il filosofo che va per la moda, Battimo, no? Il quale dice: io non posso credere a un Dio, cito così a memoria, non posso credere a un Dio che permette che una sua creatura vada all'inferno. E si continua a truffare. A truffare, qual è la truffa? Si truffa su ciò che è l'uomo. Non si vuole riconoscere che Dio ha creato l'uomo libero, e che l'uomo che va all'inferno va perché Dio non toglie all'uomo la sua libertà. Va nonostante che Dio muoia di crepacuore. Dio muore di crepacuore se una persona va all'inferno. Cerca di salvarla fino all'ultimo istante, ma non gli togli la libertà. Ecco perché Santa Caterina da Siena dice che anche nell'inferno riluce, in un certo senso, la misericordia di Dio, perché tutto sommato Dio conserva in vita delle creature perché loro vogliono essere così, e Dio permette loro di essere così. Dio nella sua misericordia permette loro di esistere contro Dio. Ci sono delle creature, a cominciare da Lucifero, che vogliono esistere contro Dio, no? Questa è la condizione infernale, esistere contro Dio, essere non per Dio, ma essere contro Dio. E Dio è tanto paziente, tanto rispettoso della creatura che lui ha creato libera, che consente alla creatura di esistere contro Dio. Questo è un atto di misericordia, cari amici. Ecco perché allora comprendiamo perché alcuni mistici hanno detto: anche l'inferno potrebbe essere interpretato come atto di amore. In che senso? È un atto di amore di Dio per la creatura che ha creato, che Dio non vuol privare della dignità di essere una creatura libera. Ecco dov'è la misericordia che riduce perfino nell'inferno, anche se poi Caterina specifica
che la misericordia di Dio riduce perfino dall'inferno, perché i dannati non hanno quelle pene che si meriterebbero. Ma io interpreterei molto più radicalmente, dicendo che tutto sommato Dio rispetta talmente la libertà della sua creatura che permette alla sua creatura di essere una creatura contro Dio. Stiamo analizzando, cari amici, la fede come atto umano, come atto quindi che coinvolge l'intelligenza umana, ma anche atto che coinvolge la libertà umana. Ed è appunto dalla cooperazione della grazia con l'intelligenza umana e la libertà umana che nasce l'atto della fede. Vediamo dunque di nuovo il numero 160 del Catechismo, poi continuiamo nel suo approfondimento. E cioè la fede come atto libero. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: per essere umana, la risposta della fede data dall'uomo a Dio deve essere volontaria. Nessuno quindi può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti, l'atto di fede è volontario per sua stessa natura. E qui è citato significativamente una espressione del Concilio Vaticano II, il documento Dignitatis Humanae. Dio chiama certo gli uomini a servire Lui in spirito e verità, per cui essi sono vincolati in coscienza, ma non coartati. Ciò è apparso in sommo grado in Cristo Gesù. È ancora il Concilio Vaticano II che parla nel documento Dignitatis Humanae. Infatti, Cristo ha invitato alla fede e alla conversione, ma a ciò non ha affatto costretto. Ha reso testimonianza la verità, ma non ha voluto imporla con la forza a coloro che la respingevano. Il suo regno cresce in virtù dell'amore, con il quale Cristo, esaltato in croce, trae a sé gli uomini. E cari amici, abbiamo iniziato appunto a spiegare questo numero dicendo che la ragione per cui la fede è libera è perché l'uomo è libero, cari amici. La fede è un atto eminentemente umano, è un atto col quale l'uomo decide del suo destino eterno. E quindi, essendo un atto eminentemente umano, deve essere intelligente e libero, perché ciò che distingue la natura umana dalla natura animale è appunto questi due elementi spirituali che poi sono attività dell'anima umana, e cioè l'intelligenza e la libera volontà. Per cui la fede, per essere un atto umano, deve coinvolgere l'intelligenza dell'uomo, il quale valuta appunto che la sua salvezza eterna dipende da questo ossequio della mente alla verità rivelata. Quindi la fede coinvolge grandemente l'intelligenza dell'uomo. È l'uomo irrazionale, è l'uomo, con l'intelligenza carnale che non coglie l'importanza, non capisce quindi con l'intelligenza l'importanza dell'atto di fede. Ma l'uomo illuminato dalla grazia capisce che qui siamo di fronte a una decisione fondamentale. Quindi la fede come atto umano coinvolge profondamente l'intelligenza dell'uomo. Ma la fede come atto umano coinvolge profondamente la libera volontà dell'uomo.
Se la fede non fosse libera non sarebbe un atto umano. Se la fede non fosse libera non sarebbe un atto meritorio. Quindi la fede è un atto libero proprio perché è un atto umano ed appartiene alla natura umana, come abbiamo lungamente spiegato ieri, l'attività, appunto, questa facoltà che è la libera volontà. Abbiamo però suggerito ancora, cari amici, un'altra ragione per cui la fede è un atto libero, è perché la fede pone l'uomo in rapporto a Dio, non nel rapporto dello schiavo col padrone, quindi non pone l'uomo in un rapporto di soggezione esterna. La fede è, come abbiamo analizzato a lungo, un atto sponsale, è un atto mediante il quale l'uomo aderisce a Dio per amore, un atto mediante il quale l'anima si unisce a Dio come la sposa si unisce allo sposo. Essendo la fede quindi un atto di amore e di donazione, deve essere libero, perché l'amore o è libero o non è amore, cioè l'amore o è una decisione che io genero spontaneamente dal mio cuore, oppure non è amore. D'altra parte, cari amici, che cosa vuole Dio da noi? Forse vuole il nostro ossequio esterno, non sa cosa farsene Dio, né del nostro ossequio esterno né della nostra collaborazione quando è forzata, non sa cosa farsene. Dio non ha bisogno di noi. Dio vuole il nostro amore, Dio vuole il nostro cuore. E allora proprio la natura stessa della fede, come atto sponsale, come risposta all'amore di Dio, esige che sia un atto libero. Ecco, vorrei completare questo numero, cari amici, con un'espressione molto importante del Catechismo, dove si dice: Dio chiama certo gli uomini a servire Lui in spirito e verità, per cui essi sono vincolati in coscienza, ma non coartati. Ecco, vorrei, cari amici, sottolineare questo aspetto del vincolo della coscienza, che è ben diverso dalla coartazione. Cos'è il vincolo della coscienza? Il vincolo della coscienza è questo: io sento col mio cuore, sento con la mia coscienza che le verità, che Dio esiste. Sento col mio cuore, sento con la mia coscienza che ciò che mi insegna la Chiesa è parola di Dio. Sento col mio cuore, sento con la mia coscienza che i comandamenti di Dio che la Chiesa mi trasmette sono veri. Sento col mio cuore, sento con la mia coscienza quindi che quella è la via della luce. Ecco quindi il radar interiore che Dio mi ha messo. Io sento col mio cuore e sento con la mia coscienza che la via che mi è stata proposta è la via della verità, ma anche la via della felicità, è la via della pace, è la via del bene. Sento col mio cuore e sento con la mia coscienza che quella è la retta via. Questo è il vincolo della coscienza. Io sento che la via di Dio è la via della verità ed è la via del bene. E quindi sento che se io percorro questa via, tutto il mio essere è ricolmo della luce di Dio, la quale brilla nel mio cuore come, così come, cari amici, un cristallo che riceve il sole si illumina tutto, così tutto il mio essere si illumina ricevendo la luce della verità di Dio. E io sento nel mio cuore che percorrendo quella via, io percorro la via della mia felicità, della felicità del mio cuore. Ecco, questo è il vincolo della coscienza, questa connaturalità che c'è fra la mia intelligenza e la verità di Dio, questa connaturalità che c'è fra il desiderio di felicità del mio cuore e Dio stesso, che è somma felicità. E io sento che se non percorro questa via faccio del male a me stesso, distruggo qualcosa di importante in me. Anzi, io sento che se non percorro questa via io distruggo la parte più elevata di me stesso, quella parte di me stesso
dove io sono immagine di Dio. E io sento che se non percorro questa via, cari amici, io degrado me stesso e distruggo me stesso. Quindi vedete come Dio è stato misericordioso. Certamente ci ha lasciati liberi di fronte a Lui, ma non di una libertà tale per cui se io percorro una via diversa mi sento bene, no? Dio ci ha strutturati in modo tale che se io percorro la retta via mi sento bene, se io percorro la via sbagliata mi sento male. Dio nella sua misericordia ha messo questo radar interiore affinché io non mi perda, affinché io percorrendo la retta via e sentendomi bene sia confermato, mi confermi e mi consolidi sulla via del bene. E Dio mi ha fatto in modo tale, mi ha messo questo radar interiore per cui se io percorro la via sbagliata io mi sento male e senta l'esigenza di convertire. Cos'è la parola conversione? È il giro a U che fa la macchina. Quando voi, cari amici, siete sull'autostrada e distrattamente avete preso la strada sbagliata, ebbene, cari amici, cosa faccio? Mi converto, faccio un'inversione a U, non sull'autostrada perché diversamente mi ritirerebbero la patente, no? Ma appena c'è un casello, esco da quel casello, entro nella parte opposta e ritorno sulla via diritta. Questa è la conversione, un giro a U. Ma cari amici, come faccio a sapere che ho preso una autostrada sbagliata? Come faccio a saperlo? Dio, nella sua misericordia, ha messo questa voce della coscienza, questo vincolo della coscienza. Perché si chiama vincolo? Vincolo vuol dire catena in un certo senso, no? Vuol dire collegamento. Cioè la mia anima è collegata, è legata alla verità. La mia anima è legata al bene, per cui tutte le volte che io vado verso l'errore sento male, tutte le volte che vado verso il mio male io sento male. Ecco, cari amici, la misericordia di Dio. Dio ha fatto sì che squilli l'allarme se io ho preso la strada sbagliata e la coscienza vincolata alla strada diritta. Cioè Dio ha creato la mia anima, ha creato la mia intelligenza, ha creato la mia libertà in modo tale che siano vincolati l'intelligenza alla verità e la mia libera volontà al bene. Per cui tutte le volte che io prendo la strada sbagliata suona l'allarme, l'allarme della coscienza, o come dice Caterina, abbaia il cane della coscienza perché ho preso la strada sbagliata. Quindi vedete, Dio non ci coarta dall'esterno, ci fa sentire l'allarme interno tutte le volte che percorriamo la via dell'errore e la via del male. Poi, cari amici, tocca a noi, una volta che squilla l'allarme interno, per cui siamo edotti che siamo sulla strada del male, del mio male, e sulla strada dell'errore, ebbene, tocca a noi poi di essere così intelligenti e direi così prudenti e così saggi da fare l'inversione a U. Si esce al primo casello e si rientra dalla parte opposta, si risale il cammino fatto e si poi imbrocca la strada diritta. Ecco, cari amici, il vincolo della coscienza. Dio non ci coarta dall'esterno a seguire la verità, ma ha messo nel nostro cuore un radar. Questo radar segna gioia e pace se siamo sulla strada diritta. Questo radar squilla l'allarme se siamo sulla strada sbagliata. E questa è la grande misericordia di Dio. E infine, cari amici, per spiegare questo numero, il Catechismo ci propone l'esempio di Cristo, grandissimo esempio, l'esempio di Cristo, e cioè Cristo quante volte dice se vuoi, Cristo non impone,
Cristo propone. Vieni e seguimi. Non obbliga a seguire. Fa la proposta, un gesto deciso, una proposta decisa, ma non coarta la libertà. E Dio si è manifestato in Cristo nella umiltà della natura umana proprio per non imporsi con la violenza. Avrebbe potuto manifestarsi a tutti come il trasfigurato, ma invece si è manifestato come il mite umile di cuore, cioè ha mostrato la verità senza mostrare i denti, ha mostrato la verità senza alzare il bastone, ha mostrato la verità senza il muso duro, ma col volto. Cristo non ha presentato la verità col muso duro, ma col volto di colui che si è definito mite e umile di cuore. Cioè, Cristo non solo ha invitato, ma ha presentato la via del Vangelo con estrema dolcezza, mettendo certamente l'uomo di fronte alle conseguenze, perché Dio in Cristo Gesù si è manifestato nella umiltà, nella dolcezza, nella semplicità, ma ha anche ricordato agli uomini le conseguenze delle loro scelte. Chi crederà sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Però Cristo ha presentato la via del Vangelo a muso duro o col bastone in mano. Direi che ha proposto e ha invitato. E direi che questo, cari amici, distingue la Chiesa vera dalle sette. Nelle sette si entra in un circolo di costrizione, molte volte è una costrizione psicologica, ma talmente violenta che uno non riesce più a uscire dalla setta. Voi pensate, cari amici, com'è facile, pensate, com'è facile entrare nella Chiesa Cattolica. C'è da fare delle battaglie, certo, ma sono tutte battaglie interiori. Devi vincere le voci del male, devi tagliare i legami delle passioni, ma poi com'è facile entrare di nuovo nella pienezza della Chiesa? Basta che tu vada e ti inginocchi davanti al confessionale e sei rientrato nella Chiesa. E com'è facile anche purtroppo uscire dalla Chiesa? Basta che tu ti allontani da Dio, dalla legge morale, non vai più in Chiesa. Vedete che libertà che c'è nella Chiesa, è la libertà che la Chiesa ha preso da Cristo, una libertà infinita di rientrare, una libertà infinita di uscire. È il segno della vera Chiesa, perché Dio è libertà. Certo, poi naturalmente Dio ti chiederà conto delle tue libere scelte, ma intanto le tue scelte restano fino in fondo libere. Com'è diverso il clima delle sette? Ti seducono e ti assediano e ti demoliscono psicologicamente per entrare, e quando sei entrato non riesci più ad uscire. Non c'è la libertà di Cristo, non c'è Cristo. Ecco, cari amici, anche un metro di misura, laddove c'è una religiosità autentica e laddove c'è una verità spuria, una religiosità spuria, cioè non autentica. Laddove c'è la religiosità autentica c'è sempre tanta libertà, tanto spirito di pace, di gioia, non c'è mai fanatismo. Invece in alcuni gruppi, in alcuni fenomeni anche, che fanatismo che c'è. No, per cui se tu non aderisci a quel fenomeno, a quella pseudo apparizione o a quella pseudo rivelazione, sei tacciato di essere addirittura indemoniato, posseduto dal demonio. Il fanatismo, cari amici, non è nel metodo di Cristo, non è esperienza autentica di Chiesa. Anche questo va detto, cari amici, che anche senza sconfinare nelle sette ci sono alcune esperienze che sono al margine, per non dire fuori dalla Chiesa Cattolica, anche se poi ufficialmente dicono di essere nella Chiesa Cattolica. Perché? Perché non c'è un clima di vera libertà, un clima di tolleranza, quel clima appunto che è il clima dell'invito, non il clima dell'intimidazione, del fanatismo.
Cristo, dice il Catechismo, è invitato alla fede e alla conversione, ma non ha affatto costretto. Ha reso testimonianza alla verità, ma non ha voluto imporla con la forza. E io credo che non possa essere, visto la grandezza del fenomeno e la sua importanza, anche sotto il profilo dello studio che ne fa la Chiesa, anche del fenomeno di Medjugorje, dove appunto i messaggi che provengono da quella cittadina della Erzegovina terminano con questo significativo ringraziamento: grazie per aver accolto il mio invito. Ecco il metodo di Dio, il metodo di Maria, che non può che essere il metodo della Chiesa: l'invito, la proposta, la testimonianza e sempre in ogni caso la tolleranza e l'amore. Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di Padre Livio.